adesso. Aloy, cosa ti porta a Meridiana? Una minaccia. L'Eclissi lancerà presto un attacco da ovest. Ha con sé un esercito di macchine da guerra. E non è finita qui. Hanno con loro una specie di mente, dio, demone, macchina. Chiamalo come vuoi. Si chiama Ade. E non ha interesse per Meridiana. È la Guglia che vuole. E se la prendesse, invierebbe un segnale, risvegliando altre macchine antiche. Allora non avremmo più scampo. Saremmo perduti. E noi dobbiamo impedirlo. Sto cercando di capire, ma la mia responsabilità resta Meridiana. L'obiettivo non è Meridiana, Avad. Devi difendere la Guglia. Suggerirei l'avanguardia, maestà. Sì, inviamoli alla Guglia. Erend conosce Aloy, non farà obiezioni. E ordinerò alle guardie di rafforzare il crinale a ovest. Là potranno proteggere Meridiana e l'Albore, dove c'è la Guglia. Aloy, permettimi di scusarmi per il mio atteggiamento. Dopo quello che è successo con Ersa, io ero confuso. Se dobbiamo combattere insieme in bilico fra vita e morte, preferisco farlo con il tuo perdono. Allora ce l'hai. Sempre che tu non mi confonda di nuovo con lei. Anche un re può imparare la lezione. Bene, allora. Sono lieto di aver risolto. Beh, ci vorrà tempo per organizzare le difese. Ti prego, dimmi cosa sai dei nostri nemici. Tutto quanto. Non sono in grado di dirti tutto, ma ti dirò quello che posso. Massima discrezione. Il panico in città causerebbe un altro nemico. E informatemi su qualsiasi nuovo arrivo. Ah, Aloy. Stiamo organizzando la difesa del crinale della Guglia. Abbiamo allertato ogni angolo del dominio. I nostri alleati ci aiuteranno. Chi è venuto per Meridiana e chi per i frammenti. Ma molti sono venuti per te. Per me? Non essere modesta. Il crinale sarà la prima linea. Sono lì le guardie della città? Sì, insieme ad alcuni degli irregolari di cui ti ho parlato prima. I cannoni Oseram che hanno distrutto le mura di Meridiana nella liberazione, ora ci difenderanno. Se vuoi, esamina le difese. E la Guglia? Erend e l'avanguardia sono là? Certo. A prendersi a panciate con la corazza o a intonare le grida di battaglia, immagino. Anche numerosi Nora hanno raggiunto la Guglia, ma hanno rifiutato l'offerta di un'udienza reale. Potresti fargli cambiare idea. Lo farò. Immagino che possiamo solo aspettare l'attacco. Esatto. Non è lo scenario che preferisco, ma i nostri osservatori ad avvento della sera non rilevano movimenti da ovest. Quindi, se c'è qualcosa di cui devi occuparti altrove, approfittane ora. Altrimenti, ho messo a tua disposizione l'appartamento di Olin Delverson. Puoi dormire lì, se ci riesci. Aloy, te lo avevo promesso. Grazie, Teb. Ma hai avuto il tempo di riprenderti? Onestamente, se combattessi, non avrei scampo. Ma nessun problema.
Lascerò che se ne occupino in ora alla guglia. Però ho portato provviste. I Karja mi hanno nominato quartiermastro onorario, qualunque cosa sia. Sembra importante. Potrei farci l'abitudine. Organizzeremo scorte di armi e medicine sotto questi stendardi. Cercali quando inizia la battaglia. Aloy, quando sei entrata nella montagna, la dea ti ha detto come andrà a finire? Non ce n'era bisogno. So che ce la faremo, Teb. Forse è così. Lasciamo che gli Oseram prendano terra. Ti daranno una sculacciata e lo lasceranno andare. Sempre stare attenti. Sempre allerta. Salute a te, Aloy. No, la prescelta non vuole che vi inchiniate. E non le piace nemmeno essere chiamata prescelta. Averti qui significa molto, Val. L'avevo promesso. Ok, Meridiana. Che ne pensi? Ho visto molte cose nuove da quando ti ho conosciuta. Devo ringraziarti. Varl, cosa c'è? Lo vuoi sapere? Va bene. Sono in una terra straniera e proibita a difendere una città senza fede come non ne ho mai viste. Da qualcosa che non riesco a comprendere. E poi tu, dopo tutto quello che è successo e che hai fatto, sento che dovrei mettermi in ginocchio a venerarti, ma so che non lo vorresti. Ehi, è davvero dura per te, eh? Grazie per non aver fatto inchinare Inora. È l'ultima cosa che voglio. Cerca di capirli. Hanno combattuto perché la prescelta l'ha chiesto. Per questo sei qui? No. Sarei venuto anche solo per rivederti. E dobbiamo affrontare un demone di metallo perché lo dice la dea? O perché lo dici tu? Io e la dea siamo d'accordo, penso. Felici di averti qui. Anch'io. Allora, chi è questa gente? Si fanno chiamare l'Eclissi. E... Aloy. Eccoci di nuovo qui, pronti per un'altra battaglia. Ma stavolta sembra che i cattivi abbiano più potenza di fuoco. Cosa ci aspetta, veramente? Non sono sicura. Ma ce ne saranno molti e avranno le macchine. E se oggi perdessimo, non sarebbe solo Meridiana a cadere. Il resto del mondo sarebbe spacciato. Terribile. Davvero. È il nostro genere di battaglia. Coraggio! Dove sono le avanguardie? In prima linea! E perché? Acciaio contro ferro! E noi cosa faremo? Li colpiremo finché non cadranno! Esatto. Sentito? Nessuno ci può sconfiggere. Siamo qui per Meridiana. E siamo qui per te. Grazie, Erend. Ersa ne sarebbe fiera. Solo se vinciamo. È più in alto dell'albero più elevato. Capoguerra Sona. Capoguerra, mi sembri a disagio. Questo non è posto per Inora. E non è posto per me. Affronterò la minaccia del demone di metallo. Ma il mio posto è nella terra sacra. Questa dissolutezza mi ferisce come una freccia. Non volevo coinvolgerti. Non dispiacerti. Presto sarà finito. Lo giuro. Sulla mia lancia. Idea di quanto tempo mi ci sia voluto. Ah, tu devi essere Aloy allora. Non ti facevo così. Così come? Così solida, direi. Diciamo più sostanza e meno fronzoli.
non fraintendermi. Sei molto affascinante. Flirtate sempre nei momenti meno opportuni? Inopportuni? La battaglia non è nemmeno iniziata. Petra la forgiatrice. Vengo da Cumulo Libero. Me ne andrò alla prossima tempesta di sabbia. Marad mi ha chiesto di controllare le armi. I cannoni sono ancora buoni, ma ho ripulito le gole per farli ruggire. Ne provo uno? Tutti vogliono provarlo. Accomodati. Cercare aiuto da me. Il mio dovere è fare la guardia. Non mi immischio nella politica. Forse i miei cari sono ancora vivi se l'esercito... Facevi a dormire, Elizabeth, con il peso di una responsabilità come la tua. E invece tu, Rost, dopo che hai perso la tua famiglia. Silence, per caso ci sei? Forse non dovrei chiedere consiglio ai fantasmi. Signora, ci sono segnali da ovest. Il Re Sole Abad vi attende al Tempio del Sole. È un falò, per caso. Forse stanno radunando le forze per l'assedio alla città. Non è legno che brucia. E allora cos'è? La fine. O il suo inizio, almeno. Alle armi! Alle armi! Subito! Per il sole, fate come dice! In posizione! Preparatevi! Pronti all'attacco! I cannoni li fermeranno! Stiamo per scoprirlo. No! Raduna le avanguardie e chiama i rinforzi! Aloy, no! Quei cannoni ci servono! Ma lui ti farà a pezzi! Non stavolta! Avresti dovuto affrontarmi al cerchio del sole, allora. Thank you.
Scelto. Adeti ha scelto soltanto perché sei un folle. Un carnefice sadico troppo stupido per capire di essere stato usato. La tua vita è stata un fallimento. E presto nessuno si ricorderà più di te. Adesso voltati verso il sole e pensaci bene. Posso prendere il respiro e prepararmi. Alle vostre armi, a ovest! Thank you.
Devo andare su un'altra piattaforma. Aloy! 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 Zeb... Per la madre, sei viva. Credevo fossi morta. Gli altri... sono... No, no. Sono feriti, ma per fortuna sono vivi. Le macchine ci hanno travolto, poi hanno proseguito. Hanno marciato sulla guglia trascinando quella cosa con loro. Prenditi cura degli altri, Zeb. Io devo andare. Servirà presto. È iniziata. Ade sta trasmettendo. Se Ade ha avviato il segnale, deve essere riuscito a superare le difese. Inora, l'avanguardia di Eren. Devo arrivare lassù. Devo continuare.
Non posso fermarmi. Sapevo che non era facile. Quindi non si torna indietro. Aloy! Sono vivi. È Aloy! Beh, lo vedete? Pensavamo che fossi caduta al crinale. No, è caduto lui su di me. Non ci rimane molto tempo. Devo affrontare Ade. Non da sola. Tocca a me. Non posso chiedervi di seguirmi. Andavamo comunque verso la cima, giusto? Bene. Il demone di metallo deve cadere. Dovrei rifornirmi. Ora o mai più. Abbiamo distrutto l'ultima corrotta!
Override principale armato. Per attivare, pronunciare nome e grado. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Override principale attivato. Elimino il protocollo d'estinzione. Ok, Gaia, scusami tanto. Cosa dicevo? Raccontavi una storia. Giusto, sì, beh, come dicevo, era un kit di elettronica per bambini, ma l'avevo collegato a una batteria a pannelli solari e l'erba ha preso fuoco. E con essa un pino che era lì, non so, da almeno 10 anni. Domanda, quanti anni avevi? 6. Mia madre era a casa, grazie a Dio, così ha dovuto chiamare i pompieri. Subito dopo mi ha portato in giardino e mi ha mostrato i passerotti morti, perché c'erano dei nidi in cima al pino. Domanda, cosa hai provato? Non lo so. Ricordo di aver urlato che non mi importava. Allora mia madre mi prese la faccia fra le mani e parlò. Domanda, che cosa ti disse? Che doveva importarmi. Disse, Elizabeth, essere intelligenti non significa nulla se non rendi il mondo migliore. Devi usare la testa per valere qualcosa e servire la vita, non la morte. Racconti sempre storie di tua madre, ma tu non hai figli. Non ne ho avuto il tempo. Forse è stato meglio così. Se avessi avuto un figlio, Elizabeth, come avresti voluto che fosse? Immagino che avrei voluto che lei fosse curiosa e ostinata, inarrestabile anche, ma con abbastanza compassione da guarire il mondo. Solo un po'. Comunque, per oggi è tutto, Gaia. È ora di dormire.
Ti auguro sogni d'oro, Elizabeth. Grazie. A domani. Vecchio amico, ti ricordi di me? Abbiamo ancora molte cose di cui parlare, molte cose da scoprire. I tuoi padroni, per esempio, quelli che hanno inviato il segnale per risvegliarti. La conoscenza ha i suoi vantaggi, non credi? Bene, iniziamo.